Pago, che ha visto il figlio piangere, ha deciso di intervenire contro alcuni dei giffini che avevano offeso Miriana Trevisan nella scorsa settimana e in particolare, durante la diretta. Miriana Trevisan, la scorsa settimana e durante la diretta, è stata protagonista di un acceso confronto con le altre coinquiline. In particolare aveva litigato con Katia Ricciarelli che ha speso un forte discorso su di lui. E poi sono entrati anche Soleil Sorge e Giacomo Ortis. Sentendo quanto detto dai concorrenti, l'ex marito di Yefena, Bagu, ha annunciato sui social media che avrebbe intrapreso un'azione legale contro di loro. In particolare, come successivamente annunciato al Che, è rimasto sconvolto dalla reazione del figlio. Dopo aver ascoltato i tanti crimini contro la madre, scoppiò in lacrime e chiamò il padre chiedendo spiegazioni. Prima di tutto, facciamo un passo indietro e torniamo al live streaming della scorsa settimana. Direttamente dove Miriana Trevisan ha ricevuto fortissimi insulti da parte di alcuni suoi coinquilini. Infatti, qualche settimana fa, Katia Ricciarelli tutto è iniziato. Essa infatti è intervenuta criticando il diverso comportamento tenuto dalla Trevisan prima con Nicola Pisu e poi con Biagio Danelli. Con la prima non si è lasciata andare a causa delle telecamere e di ciò che suo figlio poteva vedere. Mentre con il secondo, si è permessa di andare un po' di più. Poi la soprana ha alzato la dose durante la puntata della scorsa settimana. A tutte le parole Giacomo Ortis e Sully Sorge. Nello specifico il chirurgo, con tanto di trasmissione video, è stato filmato mentre raccontava alla ragazza che Miriana, prima di entrare in casa, aveva fatto comprare alla sua amica delle scarpe costose. Di certo, tutti questi crimini e dichiarazioni non sono passati inosservati. Hanno picchiato Miriana ma anche in casa hanno scatenato una reazione da parte dell'ex marito Bago che ha minacciato tramite i social media di azioni legali. Thank you.